cosa c'è in quell'olio? Da dove vengono quelle olive? Che trattamenti hanno avuto? Eccoci nella nuova puntata di Fattore. Ecco qua, è domenica mattina, sono le 8 più o meno. Siamo svegliati abbastanza presto, visto che il tempo mantiene. C'è il sole, c'è molta umidità, perché ha fatto brutto tempo in questi giorni. Però, oggi c'è il sole e quindi si possono finalmente raccogliere le olive. È un'operazione particolare, molto impegnativa e anche molto faticosa. Ma è un'operazione magica per chi non è del settore, perché le olive dall'albero poi dopo seguiremo passo passo il percorso, il tragitto, fino a quando diventeranno olio, ossia oro verde. Il trattore già è stato portato di là e niente, piano piano seguiremo questo passaggio. Le cassette per la raccolta delle olive sono particolari perché devono essere forate in tutti i lati, perché devono far respirare il frutto. Queste in realtà sono cassette anche per la raccolta di ciliegie e credo un po' per tutta la frutta dolce, tutta la frutta succosa, perché la frutta respira, eventuale umidità se ne scende, se ne cade e cola giù, non fa ammuffire il frutto. Ogni cassetta di questa costa 5 euro quando trovi un'occasione come questa, per esempio. Intanto abbiamo fatto già 10 cassette e siamo alla metà. Quest'anno pare che sia un raccolto migliore dello scorso anno, quantomeno in produzione di olive. Poi bisogna vedere la resa. La resa quest'anno è scarsa, più o meno come lo scorso anno, al 13-13,5. Che significa 13-13,5? Significa la percentuale di olio per ogni quintale. Io generalmente faccio 2,5 quintali/3. 2 anni fa invece ne feci 4 e la resa di 2 anni fa è stata buonissima perché era al 17%, quindi ho fatto un bel po' di olio. Pausa pranzo, una mezz'oretta, perché appunto se piove dobbiamo buttare le mani prima che piova, e niente, si continuerà. Siamo già dalle 8 abbondanti, mezzogiorno passato, quindi quasi 4 ore. Il risultato: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Guardate che meraviglia, che meraviglia. Guardate, queste non sono olive biologiche. Queste sono olive naturali. Sono molto felice perché quest'anno abbiamo fatto 2 cassette in più, quindi praticamente quasi mezzo quintale in più. Ora andiamo al frantoio, le carichiamo, le portiamo al frantoio, le scarichiamo, vediamo sia il peso e poi faremo il video della molitura. Olio! Conviene la campagna? Sì? No? Buh. Sto andando al frantoio dopo una giornata intera di fatica. La domanda è sempre la stessa: non è meglio comprarsi una bella bottiglia d'olio di quelle che si vedono nei supermercati e si vedono le olive che si spremono con le mani, che esce quell'olio, quel liquido dorato? Non fai nessuna fatica. Ma la domanda: che cosa c'è in quell'olio? Da dove vengono quelle olive? Che trattamenti hanno avuto? Questa è la domanda speciale alla quale nessuno sa rispondere se non chi lo produce. E io che lo produco, ti assicuro, oh caro mio telespettatore, video spettatore, YouTube spettatore, che non c'è niente nel mio olio se non fatica e sudore di questa mano. Non ce la faccio più, non finisce più, babbo, ciao. Sono le 6:20. Ecco, guardate là, eccola. Fase 3: pulire la tanica con dell'acqua bollente. Bisogna dargli una sciacquata. Già ho dato una prima botta. Quest'anno, sotto suggerimento di mia suocera, ci metterò il bicarbonato. Con dell'acqua bollente si dà una forte sciacquata per far andar via la mamma, che è praticamente la posa dell'olio vecchio, in modo tale da non guastare l'olio nuovo.
così nella ultima parte, la parte in cui si va a molire. Abbiamo qui la bambina. Questa è la nostra bambina. Sono le 2:30, oggi è una giornata molto piovosa. Per fortuna ieri abbiamo azzeccato la giornata, quindi oggi belli, eleganti. Mi sono fatto anche un po' la barba, mi sono tagliato i capelli. Col cappello e con il cappotto vado a fare il mio olio. Allora, per intenderci, le olive vengono caricate su queste cassette, questa è la mia, sono quasi 3 quintali. Poi da queste cassette vengono svuotate in questo contenitore che li mette in questo rullo e li porta fino a sopra, dove verrà separato dalle foglie, perché c'è sempre molto fogliame in realtà, anche se non tantissimo, ma ce n'è. E in secondo luogo le olive vengono sciacquate. Vengono sciacquate, credo, a temperatura acqua calda, non caldissima, e poi dopo vengono portate alla pressa, dove vengono schiacciate. Ecco qui, si vede il passaggio, e infatti questa è la parte in cui le foglie vengono scartate e vengono portate, le olive pulite vengono portate sopra attraverso quest'altro rullo. Qui c'è un rullo più piccolo. Vengono sciacquate e poste in quest'altro contenitore. Quest'altro contenitore che poi dopo le porta dentro e andiamo a vedere dall'altra parte. Ecco, queste sono le mie. Belle, verdi. Bye.
In conclusione di questo video possiamo dire che la resa dell'olio anche quest'anno è stata intorno al 13-13,5. Su 3 quintali scarsi abbiamo prodotto circa 38 litri. Qualcuno di voi dirà: vabbè, ma li tempi miei si faceva l'olio con le macine di pietra, li tempi i papà nonno, li tempi miei le olive si raccoglievano con un rastrello, non si usavano i contenitori che le d'acciaio, ma usavano le botti di legno. Signori, siamo nel 2021. Per fortuna abbiamo dei mezzi che ci facilitano il lavoro, ce lo velocizzano, non in maniera frenetica. Sfruttiamo le tecnologie nuove, anche gli studi nuovi. A una delle operaie del frantoio io ho chiesto: ma le macine di pietra le usate ancora? E lei mi ha detto: quelle macine non le usiamo più perché sporcano, creano nell'aria una polvere, aria molto pesante, perché le olive quando vengono schiacciate l'aria si inacidisce, insomma diventa molto pregna dell'unto dell'olio che si attacca anche addosso, e quindi sarebbe improponibile continuare a lavorare così. Ultima cosa voglio dire: conviene fare l'olio? Non conviene, perché le spese tra la potatura, la raccolta, la macinazione, e a volte anche qualcuno deve fare qualche trattamento perché a volte c'è la mosca oppure quelle malattie che prendono le piante, insomma le spese sono davvero alte. Io quest'anno ho speso in totale 250 euro, senza contare il tempo personale che ci ho dedicato, che vi assicuro non è poco, giornate intere. Quindi, facendo un calcolo, viene circa 6 euro al litro. Insomma, è una spesa non da poco. Qualcuno mi dice: regalami una bottiglia, fammelo assaggiare, facciamo la bruschetta. Venitemi ad aiutare e certamente vi regalerò qualche litrozzo. Ma quando c'è da lavorare, sono tutti assenti. Come dice il vecchio detto: quando si peppa pota non tena parente e non tena nipota, quando si peppa caccia, formaggio e prosotto, si peppa per coppa e si peppa per sotto. È vero! Se ti è piaciuto questo video, metti like, condividi e iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, ciao! Azzec botte che giù da telecamera, speriamo non si è scassato.